Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Bentornati a questo nuovo appuntamento con Amarcord. Ci lasciamo la volta scorsa con la tribolazione dei nani e è ora che dopo elfi, nani e soggetti strani come gli antichi si arrivi a parlare dell'era dell'uomo. Per centinaia di anni l'uomo continuò a evolversi e a diffondersi nel mondo sino al lontano Katai e Ind, attraverso le steppe e la desolazione del caos all'estremo nord, fino alle terre fra il grande oceano e le montagne dei confini del mondo, territorio che venne chiamato Vecchio Mondo. All'inizio dell'era dell'uomo, con poche eccezioni come Nehekara, il genere umano era composto da società tribali. I gruppi piccoli e separati vivevano in capanne di tronchi e caverne, cacciando sulle colline e nelle foreste, difendendosi come meglio potevano dai perfidi goblin che abitavano nelle vicinanze dei luoghi selvaggi del mondo, un po' come nella Brianza di oggi, insomma. Tutto ciò sarebbe cambiato con l'avvento di Sigmar, il guerriero e leader più potente tra gli uomini. Un uomo che avrebbe fondato l'impero e avrebbe lasciato un'eredità che permane sino a oggi, più o meno. Ok. Sigmar, figlio della tribù degli Umberogeni, era un giovinetto notevole sin dall'infanzia e quando compì 15 anni era già un abilissimo cacciatore e guerriero. Forse fu il fatto, o forse no, che lo portò al salvataggio di una piccola colonna di nani catturati dagli orchi mentre si dirigevano ai Monti Grigi. Tra i nani non si trovava altri che il sommo re Kurgan Barba di Ferro. Il riconoscente re dei nani donò a Sigmar un possente martello runico, noto come Galmaraz, lo spaccacrani. Sarebbe diventato, lo sappiamo, il simbolo di Sigmar, brandito in infinite battaglie quando il giovane uomo si dedicò alla distruzione dei nemici che avevano predato la sua gente per così tanto tempo. Sigmar comprese la minaccia posta dai Pelle Verde e dalle tribù settentrionali alleatesi con i poteri del caos. Pertanto si accollò il compito di dare ordine al mondo nel modo che riteneva più adatto per affrontare tali minacce a martellate sulle gengive. Le convenzioni di Sigmar diedero forma all'impero odierno, poiché erano il sogno di unità sotto un capo forte. Tramite la diplomazia e la guerra, soprattutto la guerra, Sigmar forgiò una confederazione di tribù e terre che sarebbero divenute in seguito l'impero. Le terre a ovest delle montagne ai confini del mondo e a nord dei Monti Grigi erano sotto il controllo di Sigmar. E anche se gli uomini bestie e i goblin delle foreste rimanevano nei luoghi più bui e remoti, la minaccia che ponevano al futuro del genere umano era finita. Rimaneva tuttavia un'ultima battaglia da combattere, al passo della Fiamma Nera. Sigmar e i suoi alleati delle tribù affiancarono Kurgan Barba di Ferro e una schiera di nani che stavano affrontando un'orda praticamente infinita di Pelle Verde dedita al saccheggio a nord delle Malelande. Nonostante i cruenti combattimenti e le gravi perdite, l'armata di uomini e nani ebbe la meglio e il potere degli orchi a ovest venne soppresso. Nacque quindi quello che conosciamo come l'Impero di Sigmar. Dopo la vittoria conseguita al passo della Fiamma Nera, l'Impero di Sigmar godette di grande prosperità e di una pace relativa per molte decine di anni. Per ringraziare gli uomini della parte avuta dalla battaglia, Re Kurgan ordinò al grande forgiarune Alaric il Pazzo. Chi ha detto Corona Nemesi? Dicevamo al forgiarune Alaric il Pazzo, grande forgiarune, di forgiare 12 spade magiche da donare ai capitani di Sigmar e successivamente queste 12 zanne runiche divennero il simbolo del loro potere. Sigmar regnò per altri 50 anni e rimase forte e in salute anche a 80 anni. Ma anche se la sua forza non era diminuita e la sua saggezza era ancora più profonda, come non mai, egli rinunciò al trono, passando il nascente impero al controllo dei capi che formavano la Confederazione. Per evitare acerrimi scontri su chi dovesse regnare sull'impero,
i capi decisero di eleggere uno di loro come imperatore. Sigmar gli cedette Galmaraz come simbolo della carica e si diresse a est. Qualcuno dice per far visita all'amico Kurgan Barba di Ferro, anche perché la vita dei Banani, si sa, è parecchio buona. Altri dicono invece per combattere contro i Pelle Verde delle Terre del Crepuscolo, oltre i monti del confine del mondo. Per molti secoli l'impero crebbe. I suoi insediamenti diventarono paesi e possenti città. I discendenti dei Capri Tribù continuarono a eleggere tra di loro l'imperatore, affinché governasse e guidasse il popolo, e assunsero il titolo di conti elettori. Con l'aiuto dei nani, le abilità artigianali dell'impero avanzarono rapidamente e l'alleanza tra i due popoli fiorì. Con il passare del tempo, le genti dell'impero iniziarono a venerare Sigmar come un dio e in suo onore si diffuse ovunque un grande culto. Chissà che sia cominciata così la divinità di Sigmar. La pace però non sarebbe durata. Corrotti dalla vanità e dall'ambizione, gli elettori si combatterono l'un l'altro. I nemici dell'impero prosperarono nei posti nascosti all'interno delle foreste e nelle tenebre al di sotto del mondo. La peste devastava l'impero e le armate di Skaven, simili a ratti, irrompevano dalle tane sotterranee per ridurre in schiavitù intere città. Le armate dei conti si riducevano a causa dei contagi diffusi segretamente dagli Skaven. Mentre l'impero si distruggeva da solo, gli Skaven non subirono opposizione, sino a quando il conte del Middelland, Mandred, non riunì una grande armata e rispose. Scacciati dalle rovine delle fattorie e dei villaggi dell'impero, gli Skaven furono obbligati a ritirarsi nel loro mondo sotterraneo. Riunendosi sotto un nuovo leader, i conti elessero Mandred nuovo imperatore e per alcuni anni il declino venne fermato. Gli Skaven stavano però per portare un ultimo e devastante colpo nella guerra, quando gli assassini inviati dal Consiglio dei Tredici uccisero Mandred e il sistema elettorale venne di nuovo gettato nel disordine dalle guerre intestine, dal tradimento e dall'omicidio. Comincia quindi il periodo conosciuto come l'era dei tre imperatori. Con il passare dei secoli successivi l'impero si fece a pezzi da solo, con la politica e le guerre civili, mentre i conti combattevano tra di loro per ottenere il potere. L'eredità di Sigmar era a brandelli e le armate degli uomini marciavano contro i propri simili, alla ricerca del potere e della ricchezza dei loro nobili, sempre più egocentrici. Mentre sempre più pretendenti al trono imperiale venivano alla luce, il sistema elettorale venne totalmente messo da parte. Per molti secoli ci furono sporadiche guerre civili e questo periodo è noto come l'epoca dei tre imperatori, appunto in riferimento al numero dei pretendenti al trono rivali contemporaneamente. L'impero era costantemente assediato dai nemici in quei tempi di divisione. L'azione era impreparata ad affrontare tali nemici poiché i conti non erano in grado o non avevano il desiderio di chiedere aiuto ai loro pari. La prima grande guerra scoppiò con l'invasione di Gorba d'Artiglio di Ferro, un possente grande capoguerra orco che guidò la sua orda attraverso il passo della Fiamma Nera e si scatenò a sud dell'impero. Le terre del Solland vennero bruciate e saccheggiate. Il conte venne ucciso e la sua zanna runica venne presa come trofeo da Gorbad. Il Visterland e la città di Nun vennero travolti e l'orda di Gorbag si riversò nel Reikland e le assediò le grandi mura di Aldorf. Lì Gorbad non ottenne una vittoria facile, nonostante la morte del conte del Reikland durante i combattimenti. E alla fine la natura litigiosa dei Pelle Verde prese piede, mentre i combattimenti per le strade si diffusero incontrollati. Prima che la minaccia successiva si presentasse, trascorsero altri 300 anni di guerra civile e anarchia. E fu talmente grave che molte dei conti accantonarono i propri dissapori per la prima volta dopo 1000 anni, solo per impedire che giungesse a compimento. Cos'era successo? Beh, dalle maledette terre di Silvania, un luogo tristemente noto nel vecchio mondo a causa dei cupi boschi e dei cimiteri inquieti, giunse un nuovo pretendente al trono, il conte Vlad von Karstein. Anche se lo sappiamo tutti che Manfred è il vero signore della Silvania! Vlad non era un avversario mortale,
poiché si trattava del primo vampiro conte. Non si sa se fosse uno dei primi vampiri sotto una nuova identità, oppure uno dei loro infernali discendenti. Le sue armate di non morti devastarono l'impero per 40 anni, durante le guerre dei conti vampiri, quando Vlad attaccò l'Ostermark e lo Stirland. Vlad venne infine abbattuto durante un'altra grande battaglia attorno ad Altdorf. Il sommo prete di Sigmar, il grande teogonista Wilhelm III, si gettò dagli spalti della città trascinando Vlad sui pali che si trovavano ai piedi del muro. La minaccia dei vampiri però non morì con Vlad, poiché la sua empia progenie si moltiplicò e continuò ad attaccare l'impero per le decadi seguenti. Nel mezzo di tali avvenimenti, un altro grande evento avrebbe spinto ad azioni egoistiche i conti. Un'enorme cometa cadde nella città di Mordheim, capitale dell'Ostermark, ricoprendo la città in rovina con schegge di warpietra, o malapietra per gli amici. La cometa lasciò Mordheim pulsante di energie caotiche. Senza comprendere la corruzione che rischiavano nel volersi appropriare di tale potere, ogni genere di interessato inviò armate di mercenari a Mordheim affinché si appropriassero della warpietra. Alla fine la città venne purificata dai cavalieri dei cacciatori di streghe comandati dal grande teogonista e le rovine vennero annientate. L'area ostenta ancora una pessima reputazione a causa del caos che grava pesantemente su di essa. Arriviamo poi al tempo della Grande Guerra. Con il passare delle epoche, il vecchio mondo ha assistito a molte guerre, anzi, diciamo che ha sempre assistito a delle guerre, e ha sopportato molti pericoli. I fragili regni degli uomini hanno affrontato e sconfitto ogni singola minaccia che si è presentata. Sebbene ciascun nuovo pericolo che si presentava sembrava più grande del precedente e ogni battaglia venisse vinta a un prezzo sempre più caro. Di tutte queste guerre, una sola è nota come la Grande Guerra, e cioè la Grande Guerra contro il Caos. All'estremo nord, il reame del Caos pulsava di potere. Le scure ombre del Caos si riversarono a sud, avvolgendo i deserti e assorbendoli. Dinanzi a tutto ciò avanzava l'inarrestabile marea dei servi del caos, e mentre l'ombra si spostava a sud, le forze del caos si espandevano. I mostri della desolazione del nord si unirono alle bande di guerrieri del caos provenienti dai confini della Terra dei Troni. Nelle profonde foreste dell'impero, gli uomini bestia si riunivano e si preparavano per la guerra. Tutto era pronto. Nell'inverno del 2302, i contingenti Kisleviti tentarono di difendere diversi ponti che attraversarono il Linsk, ma furono travolti dall'onda del caos. Durante i combattimenti, diversi campioni si guadagnarono una reputazione funesta, ma di tutti i condottieri, il nome di uno solo includeva il terrore nei cuori dei nemici nel caos. Il condottiero che tutti quanti conosciamo come Asa Barkul, perché ancora di Arkaon non era il tempo. Sebbene l'orda fosse così vasta da rendere fisicamente e tatticamente impossibile governarla da un solo uomo, le gesta e la presenza di Kul portarono gli stendardi di molti campioni meno noti al suo comando. Kul, capo dei selvaggi Kurgan, era un guerriero impavido, un leader astuto e un malvagio devoto agli dei del caos, e ovunque conducesse la propria armata portava morte e terrore. La città kislevita settentrionale di Prag fu la prima roccaforte a subire l'ira di Kul e dei suoi alleati. Le mura della città vennero assalite per diversi giorni da bestie deformi, creature demoniache e guerrieri furiosi. Sebbene le pile dei loro morti fossero alte, le forze del caos lanciarono contro Prag una serie di assalti successivi fino a che i difensori non riuscirono più a combattere e la città venne saccheggiata. Le stregonerie del caos, liberate durante l'assedio finale, furono così potenti che Prag ne venne contaminata per sempre. Ora è un luogo temuto, colmo di voci spettrali, muri cangianti e infestato dai morti che camminano.
Spostandosi poi a sud, l'Orda del Caos si diresse verso la capitale, Kislev. Nel frattempo, lo zar di Kislev, che tante cose aveva, ma mica era fesso, ok, aveva chiesto aiuto all'impero. La maggior parte dei messi non venne ascoltata, perché i conti elettori, vi ricordate come stavano messi, ignorarono il pericolo posto dall'Orda del Caos ed erano consumati dalle proprie meschine ambizioni. Tuttavia, nella città di Nuln, un giovane uomo chiamato Magnus predicava una chiamata alle armi dei figli di Sigmar e cominciò ad ammassare pianin pianino un esercito che arrivò ad avere proporzioni imponenti. Con discorsi appassionati e una vibrante chiamata alle armi, Magnus pregò tutti gli uomini dell'impero di unirsi alla sua armata e di combattere in difesa del regno di Sigmar. Presto anche i conti elettori notarono le forze riunite a Nuln e poiché nessuno di essi desiderava essere sopraffatto dagli antagonisti, ciascuno finì per inviare un contingente di truppe al fine di rinforzare l'armata di Magnus. Sulle montagne di confine del mondo, nella roccaforte di Karazakarak, il sommo re dei nani riconobbe a sua volta la minaccia posta all'Orda del Caos e si mise in marcia alla testa di una schiera di nani guerrieri con l'intento di dare assistenza alla città di Kislev e armati, aggiungerei, di cattive intenzioni verso il caos. Il sommo re venne accolto da fragorose grida di benvenuto. Sebbene il suo contingente fosse relativamente piccolo, la presenza dei robusti nani guerrieri fece molto per placare il panico che stava stringendo la città. Mentre l'armata di Magnus marciava verso nord, l'Orda del Caos si abbatté come un maglio su Kislev. Kull e gli altri campioni cercarono di fare breccia nelle difese assediando i difensori. Demoni maggiori imperversavano sulle mura, fermati dai robusti Tan o dal sommore dei nani in persona, mentre mostruose macchine da guerra scagliavano rocce, dardi e fuoco magico contro gli spalti. Fu allora che giunsero gli elfi. Da molte generazioni nessun contingente di alti elfi aveva calpestato il suolo del vecchio mondo. Ora, nel momento del bisogno estremo, il vecchio mondo avrebbe ricevuto i rinforzi di alleati totalmente inaspettati. Teclis, il più grande tra i custodi del sapere di Ultuan, guidò un'armata di elfi a Kislev. Le loro navi bianche approdarono sulle spiagge del Mare degli Artigli e una lucente armata sbarcò pronta a combattere. Una parte delle schiere elfiche si unì alle forze di Magnus che stavano avanzando dalla cittadella di Middenheim verso il resto, mentre il resto, scusate, si diresse direttamente a Kislev. La battaglia dei cancelli di Kislev fu quella più grande della storia del vecchio mondo. Uomini, demoni, elfi, uomini bestia, nani e guerrieri del caos lottarono per giorni ininterrottamente. Asavar Kul e gli altri possenti campioni del caos scavarono un solco di sangue tra le schiere alleate, ma non era destino che si aggiudicassero la vittoria. Magnus aveva inviato un'armata di cavalieri provenienti da molti ordini diversi a salvare Prague, ma come sappiamo questa giunse troppo tardi. Inseguendo ciò che rimaneva quindi dell'armata del caos giunta da nord, vennero raggiunti dai sopravvissuti Kisleviti e arrivarono quindi a Kislev, travolgendo alle spalle il contingente di Kul con una sola e devastante carica. Questo è il sogno di Paesiello, una sola e devastante carica di cavalleria. I difensori della città fecero una sortita per dare una mano e, attaccata su tre fronti contemporaneamente, l'armata del caos venne totalmente distrutta. La leggenda afferma che Kull venne ucciso in duello da Magnus in persona, anche se ciò sembrava improbabile perché Magnus era più un leader che un guerriero e non sarebbe stato un degno avversario per il quasi immortale servo del caos. A ogni modo, Kull cadde in battaglia, anche se il suo cadavere non venne mai recuperato e l'Orda venne poi dispersa. Per molti anni successivi bande solitarie continuarono a imperversare a Kislev e nell'impero, così come accade tuttora. Arriviamo a quelli che, almeno qui,
sono i giorni nostri. Poi sappiamo cos'è, noi invece che conosciamo Age of Sigmar eccetera eccetera, sappiamo anche cosa è successo dopo. Ma qui arriviamo all'imperatore Karl Franz. A seguito della battaglia dei cancelli di Kislev, il potere del caos andò scemando. I demoni tornarono nel reame del caos e le tenebre piano piano si ritrassero, ovviamente, nuovamente dalla terra. Le rovine contorte di Prague furono rase al suolo e ci fecero un McDonald's. No, non è vero, la città venne riedificata, anche se in seguito rimase per sempre una città infestata. Magnus il Pio, nel frattempo, ha acquisito il titolo di Il Pio, come venne conosciuto da allora in poi, aveva unito l'impero e venne eletto imperatore. Contro gli uomini bestia dell'impero vennero indette purificazioni nelle foreste dell'Ostland e dell'Ostermark, che ne furono quindi poi liberate. Le forze del caos vennero infine respinte nella terra dei troll e oltre, assicurando finalmente così una pace relativa dopo molto molto tempo. Il vero impatto della Grande Guerra però fu sottile, poiché vide il ritorno degli Elfi nel Vecchio Mondo e l'avvento di Teclis, che supervisionò la fondazione dei Collegi della Magia. Tra gli Elfi di Ultuan e l'Impero si venne così a creare una nuova comprensione e quest'ultimo, l'Impero, si ergeva ora tra i Nani e gli Elfi, imparando da entrambi, forse preparandosi un giorno a prendere parte nella guerra finale contro il Caos. Sì! A sto punto potevano prepararsi meglio, potremmo dire. Sin dalla Grande Guerra, l'Impero si è affacciato come una delle grandi potenze del mondo, unito nuovamente sotto un unico imperatore. Magnus fu il primo degli imperatori del Grifone, così chiamati a causa delle statue di grifoni, appunto, della sua città natia di Nuln. Ma con il passare del tempo, la carica passò ai conti del Reikland, e la sede del governo venne spostata negli antichi palazzi di Altdorf sul fiume Reik. I principi di Altdorf regnarono sull'impero per diverse generazioni e nel 2502 il principe Karl Franz di Altdorf, conte del Reikland, divenne imperatore. In più di 20 anni di regno si è dimostrato un leader forte e coraggioso. Anche se circondato da molti nemici, Karl Franz lotta quotidianamente per mantenere l'eredità lasciatagli da Sigmar e da Magnus, ovviamente, ed è generalmente riconosciuto come il più grande statista della storia del Vecchio Mondo. Con diversi mezzi, continua a mantenere l'unione tra le province e i governanti dell'impero e a stringere alleanze all'esterno dei suoi confini. Che si comporti in tal modo, diciamo, è un bene, poiché la minaccia del caos è sempre presente, come dimostrato durante i tumultuosi eventi della Tempesta del Caos, quando il nuovo signore della guerra, Archaon, guidò un devastante attacco contro la città di Middenheim. Gli orchi goblin crescono ancora di numero, mentre gli Skaven scavano e complottano sotto le città dell'impero. I morti non riposano in pace nelle tombe, e i vampiri sono ancora a caccia tra le ombre. Il mondo è un luogo pericoloso e l'impero può permanere unicamente con la forza delle armi. Anche per questa puntata di Amarcord, cari galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, è tutto e vi invito alla prossima puntata. Ciao!